In nome del popolo italiano, la Suprema Corte di Cassazione, sezione feriale, ha emesso all'udienza pubblica nel procedimento penale numero 27.884/2013, iscritto al numero 8 dell'udienza pubblica del 30 luglio 2013, la seguente decisione. Rigetta i ricorsi di Agrama Frank, Galetto Gabriella Lorenzano Daniele, che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Berlusconi Silvio, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea per anni 5 dai pubblici uffici, per violazione dell'articolo 12,2 decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano perché rideterminini la pena accessoria nei limiti temporali fissati dal citato articolo 12. Ai sensi dell'articolo 133 Codice Penale, valutazione non consentita alla Corte di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso del Berlusconi, nei cui confronti dichiara, ai sensi dell'articolo 624,2 Codice Procedura Penale, irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata. Condanna tutti gli imputati in solido al pagamento in favore della parte civile, Agenzia delle Entrate, delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000. Oltre accessori come per legge, l'udienza pubblica è terminata.